Ecco, uno dei tanti esempi purtroppo di microcriminalità viene anche da Tolentino e l'indagine tra l'altro è ancora in corso, ma abbiamo scelto questo caso, il caso del signor Mario, come emblema perché ce ne sono tanti oramai che accadono in provincia. Che cosa le è accaduto, signor Mario? Niente, è accaduto che una di queste, un mese fa all'incirca eravamo seduti qui al bar di fronte a un tavolo, stavamo seduti quando che era verso l'una di notte e sono arrivati tre individui che entrando all'improvviso ci hanno tirato addosso tutta la roba che avevamo qui sopra, un po' di roba così. Io cerco di simulare, più o meno hanno fatto questo tipo di gesto, hanno buttato via. Così, cioè, per impressionarci che eravamo là, anzi io pensavo che era uno scherzo degli amici così, poi quando abbiamo visto invece quegli altri due che avevano dei coltelli in mano così, allora abbiamo cercato di difendersi prendendo le sedie. L'altro, uno di quelli, è salito dietro al bancone, ha fatto il giro del bancone verso la cassa, che è qua. Cosa si prova con un coltello puntato alla gola? Non è una bella cosa, subito pensi che sia uno scherzo, una cosa, dopo più che altro riflettendoci poi che viene un po' di panico, un po' di paura, subito magari non ci pensi. Che cosa sta cambiando, signor Mario? Anche a Tolentino mi sembra che un'isola felice come era una volta non lo è più. Quindi la notte è dura, anche uno va a prendere la macchina nel parcheggio o anche quando vai portone di casa e ti viene in mente tante volte di girarti perché senti dei rumori un po' strani. Magari. La crisi secondo lei è un po' anche la colpa di quello che accade? Ma io penso che proprio da quello, perché adesso uno veramente per 100 euro ti può far del male. L'affare che ecco, anche per 100, tre individui rischiano una pena, penso abbastanza, per una rapina da... Certo, infatti le indagini sono ancora in corso perché hanno lasciato le impronte su questo... Hanno lasciato le impronte lì al bancone e sto aspettando anch'io dei risultati. Un po' di giustizia, diciamo. Ma l'esempio che volevamo dare ai telespettatori è questo, che ci sono anche dei cittadini come quelli che erano qui quella sera, i suoi amici che erano clienti, amici. Certo, che in un primo momento hanno avuto la sua stessa paura, poi dopo hanno reagito proprio lanciando le sedie verso i rapinatori. Sì, sai, subito ti prende di sorpresa perché uno non ci pensa a queste cose, però dopo un attimo anche lui ci avrà avuto un attimo di esitazione, di rabbia forse. Bene, non so. La ringrazio signor Mario, speriamo che queste cose di non doverle più raccontare in futuro.